Bentrovati, Cilento Focus, nuova puntata, la prima del 2021. Parleremo dell'attività amministrativa del Comune di Agropoli e in particolare dell'approvazione del bilancio 2020-2022 avvenuta lo scorso ottobre. Tutto questo lo faremo in collegamento, in videoconferenza con il consigliere Agostino Abate. Il consigliere spiegherà con cura, con una serie di dettagli molto interessanti, quella che è la tecnica di redazione di un bilancio comunale, partendo dalla giunta comunale per poi trasmettere i documenti ai consiglieri e infine all'approvazione finale in consiglio comunale. Abbiamo deciso di non intervenire durante la spiegazione per far comprendere meglio tutti i dettagli, visto il tema abbastanza complesso. Pertanto interverremo alla fine. Ed ora la linea al consigliere Agostino Abate. Buongiorno a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Mi preme l'obbligo, io sento il dovere morale di ringraziare Gianni Petrizzo e tutto lo staff di Cilento Channel per le opportunità che dà a noi cittadini di Agropoli, in particolare anche a noi consiglieri comunali, di poter affrontare gli argomenti più importanti che riguardano la vita della nostra comunità in specifici focus che vanno ad esaminare in dettaglio varie casistiche che riguardano appunto le attività anche consiliari comunali. In questo caso si tratta di un focus sul bilancio, in particolare il bilancio preventivo 2020-2022. Quindi di nuovo grazie all'intero staff di Cilento Channel, una televisione effettivamente libera che dà libertà di parole a chiunque voglia esprimere un proprio pensiero completo su di un argomento. È chiaro che parlare di bilancio potrebbe essere non a tutti facilmente e agevolmente comprensibile, ma cercherò di farlo questa sera con l'aiuto appunto di Cilento Channel in un modo un poco più chiaro e più dettagliato per farvi comprendere alcuni meccanismi di trasparenza e di criticità contemporanea che i bilanci della nostra città stanno vivendo da anni. Innanzitutto una precisione ancora. Nel corso iniziale della seduta consiliare, l'assessore al bilancio ha elencato dei tributi, delle percentuali di tributi, non solo del comune di Agropoli, ma anche dei comuni di Capaccio, Castellabate e Salerno, in cui si rendeva evidente che i tributi imposti dal comune di Agropoli, le tasse imposte dal comune di Agropoli, sono nettamente inferiori a quelle imposte dagli altri comuni anzidetti, cioè Salerno, Castellabate e Capaccio. Questo per quanto riguardava il titolo 1 delle entrate. Quello che ha fatto l'assessore con il titolo 1 delle entrate, intendo farlo io oggi con il titolo 3, entrate extratributarie. Ho raccolto i dati per le annualità 2017, 2018, 2019 relativamente al comune di Agropoli, Capaccio, Castellabate e Salerno, e i dati sono raccolti, sono stati evidenziati nella tabella che adesso la regia vi sta mostrando. Cioè da questa tabella si rileva chiaramente che le entrate extratributarie nel comune di Agropoli per l'anno 2017 rappresentano ben il 30% delle entrate cui aveva fatto cenno l'assessore, mentre negli altri comuni di Capaccio 10%, Castellabate 4%, Salerno 7%. Per non parlare poi dall'anno 2018, dove queste entrate extratributarie, cioè i proventi che derivano dalle multe al codice della strada, in particolare stiamo parlando di Agropoli
quell'annualità dell'auto Velox, rappresentarono nell'annualità 2018 il 100% delle entrate di cui al titolo 1, a cui aveva fatto cenno l'assessore Muta di Passi. Negli altri comuni il 7% e il 3%. Nel 2019 continuano a rappresentare il 38% di tutte le entrate del titolo 1, mentre negli altri comuni il 6, il 3 e il 5%. Come ben vedete, i dati vanno esaminati non solo quelli che fanno, diciamo, scalpore a vantaggio di un'attività amministrativa specifica, ma anche quelli che fanno scalpore al contrario. Il bilancio 2020-2022 nasce con una prima stesura che risale alla delibera di giunta comunale numero 202 del 14 settembre 2020 e con una seconda stesura che risale alla delibera di giunta comunale 210 del 30 settembre 2020, cioè una a metà settembre, un'altra seconda approvazione a fine settembre. Appena a metà settembre, il giorno dopo il 14, mi viene comunicato che la giunta comunale ha approvato la proposta di bilancio e quindi da quel momento scattano i 10 giorni a nostra disposizione, a disposizione dei consiglieri comunali per poter fare emendamenti al bilancio, mi sono preoccupato di chiedere questi documenti. Appena gli stessi mi sono arrivati, mi sono messo praticamente allo studio degli stessi. Ma, come abbiamo detto prima, il 2 ottobre, visto che il 30 settembre era stata tenuta un'altra giunta, il 2 ottobre mi arriva un altro avviso in cui si dice che la giunta comunale ha esaminato il bilancio di previsione 2020-2022 nella seduta del 30 settembre, quindi ha annullato la precedente delibera di giunta e ha approvato questo schema di bilancio il 30 settembre. Allo stesso modo io chiedo con immediatezza i documenti che mi vengono trasmessi in modo ufficiale il 15 ottobre, laddove questa volta questi pareri, questi documenti sono accompagnati anche dal parere del Collegio dei Revisori. Quindi il Collegio dei Revisori ha emesso il parere il 15 ottobre, solo allora i documenti vengono trasferiti un'altra volta a noi, consigliere comunale, in modo ufficiale. In questa nuova delibera di giunta, quella del 30 settembre, si legge che la riapprovazione del bilancio è motivata dal fatto che in data 30 settembre, cioè lo stesso giorno in cui è stata tenuta la delibera di giunta, era stato tenuto anche consiglio comunale in cui si ratificavano due variazioni di bilancio. E il Collegio dei Revisori, in occasione di queste due variazioni di bilancio, aveva evidenziato la necessità di scrivere nella parte capitale delle entrate la parte dei contributi che il Ministero e il piano di zona avevano assegnati al comune di Agropoli. Quindi, nella sostanza, nella nuova delibera di giunta che si riapprova il bilancio, si specifica che questa motivazione è necessaria per questa riapprovazione proprio per giustificare quello che era stato segnalato dal Collegio dei Revisori. Stiamo parlando praticamente fra cifre del Ministero e cifre del Piano di Zona di una cifra di circa 104.000 euro. Quindi, se queste erano le motivazioni, noi avremmo dovuto riscontrare in questa seconda approvazione del bilancio più o meno questa variazione di questa cifra. Invece, così come vedrete, perché in questo momento sta per essere diciamo inquadrato il quadro delle entrate dalla regia, notiamo che la differenza non è solo e soltanto limitata a quanto è stato asserito in giunta, ma si tratta di ben altre differenze. Guardiamo insieme questo quadro. Innanzitutto rileviamo che il titolo 1 delle entrate subisce una variazione che va da una previsione di competenza del titolo 1 di 16.830.220,39 passa a 17.148.455,81. Quindi subisce una variazione di 318.233,42 euro, quindi 318.000 euro nel titolo 1.
delle entrate. Nella cassa subisce invece una diminuzione di 31.023,25 euro, cioè la differenza che va da 14.944.538,65 a 14.975.561,90. Per quanto riguarda le entrate, possiamo dire che solo nei primi tre titoli ci sono differenze in entrate di competenza più 258.150,22 euro. In cassa invece ci stanno meno 444.756,83 euro. Quindi le entrate totali, così come potrete vedere dalla fine del quadro, le entrate totali di competenza aumentano complessivamente di 8.405.842,30 euro, nel mentre la cassa scende di 446.106,81 euro. Quindi le competenze in entrata, le entrate di competenza aumentano, le entrate di cassa diminuiscono. Continuando possiamo notare tante altre cose. Notiamo che i contributi agli investimenti da pubblico passano da 31.380.363 a 38.145.762. Notiamo che le entrate dai permessi di costruire passano da 340.000 a 406.647. E notiamo ancora un'altra particolarità molto importante, cioè gli accensioni mutui o finanziamenti a lungo termine. Nella prima versione erano pari a 1.702.540, nella seconda versione passano a 2.410.649,93, cioè una differenza ancora in aumento di 708.109,48 euro, quindi accensione mutui in più nella seconda versione. Per quanto riguarda invece le variazioni dalla seconda alla prima del libro di giunta che interessano le spese, il quadro penso che sta per essere mandato in onda, ebbene, le spese correnti passano nella competenza da 25.583.204,54 a 26.736.054,26. Nella cassa invece passano da 21.339.457 a 21.852.920. Quindi rileviamo, sempre guardando il quadro finale, che le spese di competenza passano nella prima versione 182.421.808, nella seconda versione 204.747.021. Quindi le spese di competenza aumentano complessivamente di 22.022.222,79 euro, nel mentre le spese di cassa restano pressoché identiche. Si vede perciò benissimo che non si tratta di variazioni che hanno interessato la cifra che avevamo detto prima e che faceva parte della raccomandazione del Collegio dei Revisori, cioè 104.000 euro circa, poco più, poco meno, ma si tratta di cifre ben più sostanziose fra la prima e la seconda stesura di bilancio. Cioè parliamo di più 8.405.842,30 euro nelle entrate di competenza e più 22.022.222 nelle spese di competenza. È chiaro, quindi, a questo punto è stato rilevato che nella delibera di Giunta Comunale 210 del 2020, cioè l'ultima, non è stata detta tutta la verità.
per cui era necessario riapprovare la proposta di bilancio, perché passiamo da cifre di 104.000 euro massime a cifre di milioni di euro. Mi appare perciò quindi molto, ma molto insignificante, nonché addirittura pretestuoso, l'intervento dell'assessore quando ad una mia richiesta nel corso iniziale della seduta consiliare mi dice che adesso bisognava esaminare la seconda edizione, chiamiamola così, del bilancio e non fare riferimento alla prima. Mi pare insignificante e pretestuoso sia per motivi di diritto che per motivi politici. Cioè l'organo di controllo, che è il Consiglio Comunale, è un organo di controllo su tutto quello che dovrebbe essere anche il lavoro della Giunta, in quanto la Giunta dovrebbe seguire quello che il Consiglio Comunale ha deliberato nelle sue linee generali. Ma vi è di più: la storia del bilancio 2020-2022 continua, difatti, all'inizio della seduta consiliare ci vengono consegnati due foglietti relativi a due messaggi PEC che l'ufficio ragioneria del comune di Agropoli ha avuto con il collegio dei revisori. E mentre ci vengono consegnati questi foglietti, l'assessore dà inizio alla sua, diciamo, discussione sul bilancio e dice, e qui la regia può già mettere in onda il quadro, dice: le previsioni di cassa delle entrate correnti di natura tributaria e contributiva passano da 14.944.533,65 a 18.656.941,74 e quelle delle entrate in conto capitale passano da 130.009.076,02 ad euro 126.296.672,93. La stessa cosa lo fa per le previsioni di cassa delle spese correnti, che passano da 21.852.920,74 a 27.372.883,82 e quelle delle spese in conto capitale passano da euro 134.522.233,89 a euro 129.002.270,81. E dice: non cambia nulla, si è trattato solo e soltanto di un semplice errore di stampa che ha comportato la correzione, dice queste le sue testuali parole, questa modifica di addendi, ma nella sostanza le somme, anche di cassa, ancorché variate nelle due fattispecie, però la somma generale non cambia e non cambia la competenza. Vediamo invece di leggere in questi quadri che ho preparato la differenza fra quanto era stato proposto nella seconda delibera di giugno, quindi già abbiamo passato diciamo, la vita della prima delibera di giunta e la vita della seconda delibera di giunta, ora passiamo alle correzioni in mattinata. Vediamo che cosa è successo. Nella sostanza l'assessore, come ben vedete da questo quadro delle entrate, dice: guardate che le previsioni di cassa di 14.944.538,65 passano così, perché abbiamo fatto un errore nella stampa, a 18.656.000, cioè nella sostanza si parla di 3.712.403,09 euro nelle entrate al titolo 1. Queste entrate al titolo 1 vengono pari pari decurtate nelle entrate del titolo 4, cioè 3.712.403,09, ed ecco perché i totali, quindi poi di cassa, non vengono modificati, i totali di tutte le entrate, quindi modifica di tutte, i totali zero. Per quanto riguarda invece le spese, guardando l'altro quadro che la regia ha messo in onda,
Si tratta di differenze che riguardano ben 5.519.963,08 euro, che passano dalle spese correnti alle spese in conto capitale, cioè vengono tolte le spese in conto capitale e aumentano le spese correnti. Mentre per le entrate abbiamo visto la stessa cosa, aumentare il titolo 1, diminuiva pari pari il titolo 4. E beh, che cosa dirvi a questo punto? A questo punto ci sarebbe giustamente tanto da dire, ma prima di continuare nella mia lettura e interpretazione vado avanti e vi ricordo che all'inizio della seduta consiliare, quando ci venne fatta questa proposta dall'assessore, ci vennero consegnati due foglietti che erano relativi alle trasmissioni PEC tra ragioneria e collegio. Ebbene, adesso sta per essere inquadrato uno stralcio di questo foglietto in cui il collegio comunica all'ufficio ragioneria quanto segue. Il collegio ha rielaborato tale pagina e la invia in allegato e la stessa sostituisce quella errata presente nella relazione. Inoltre, questo errore informatico comporta la variazione di cassa di alcune stampe allegate al bilancio e pertanto il collegio raccomanda l'ente di approvare gli allegati al bilancio opportunamente rettificati con le variazioni di cassa intervenute, firmate il collegio. Penso che oramai sia evidente come qualsiasi consigliere comunale di maggioranza, di minoranza, che già prima aveva rilevato che nella delibera di giunta del 30 settembre 210 non era contenuta tutta la verità dei fatti per cui era stato necessario rielaborare l'approvazione del bilancio 2020-2022. Quindi già prima avevo questi dubbi, non si trattava di 104.000 euro, si trattava di ben 8 milioni di euro come differenze. Dopo che ha preso conoscenza che addirittura la mattina gli viene comunicata altre variazioni di casse che riguardano, come abbiamo detto prima, 3.700.000 nelle entrate in più, delle entrate correnti in più, a scapito delle entrate in conto capitale e 5.500.000 nelle spese correnti in più, a scapito delle spese in conto capitale, penso che maturi subito un concetto. Ho diritto di ricevere spiegazioni dettagliate per le singole voci e per i singoli capitoli variati in modo così sostanzioso. Ed io che avevo iniziato il mio intervento, mentre sto per iniziare la discussione su queste verifiche, a me che avevo iniziato, mentre sto per iniziare la discussione su queste verifiche, mi viene tolta la parola al Presidente del Consiglio perché sarebbe scaduto il tempo a mia disposizione. Quindi, invece di collegarsi con la raccomandazione del Collegio, favorire quindi il confronto che il collegio aveva suggerito, aveva richiesto, si è pensato soltanto di togliermi la parola. Ha partecipato a questa operazione di censura operata nei miei confronti una task force di notevole spessore culturale, politico e di competenza in materia. Il tutto poi condito dalle ottime spiritosaggini di un grande intelligente, di un intelligentone. Come agevole invece rilevare dalla videoregistrazione della seduta consiliare, dopo la censura operata nei miei confronti, la discussione sul bilancio è continuata prima con le iniziali critiche al mio intervento e poi con l'approvazione del bilancio. Se guardate bene questa registrazione, noterete anche voi, ma poi lo vedremo ancora meglio, non mi risulta
che il Consiglio Comunale ha mai approvato il bilancio 2020-2022 come trascritte nelle pagine di questo atto consiliare numero 72 del 30 ottobre 2020. In pubblicazione però dal 27 novembre 2020. E fra poco ve ne indico e ve ne denuncio le motivazioni. Cioè, innanzitutto quindi riscontriamo che la delibera di Consiglio Comunale che approvò il bilancio fu, diciamo, la seduta fu tenuta il 30 ottobre. La delibera è stata redatta e poi quindi pubblicata soltanto un mese dopo, il 27 novembre 2020. A noi consiglieri comunali era stata trasmessa una proposta di delibera con i quadri delle entrate e delle spese, trascritti in modo totalmente diverso da come sono stati, diciamo, invece evidenziati sulla delibera 72, quella che è andata in pubblicazione. E le cifre corrette non riguardano solo quelle di cassa relative alle entrate e alle spese, ma è stata corretta anche una spesa di competenza. Basta guardarsi con calma, chiunque autorità, qualsiasi autorità voglia fare, si guarda con calma la delibera che fu trasmessa a noi, quella che invece è stata pubblicata. Quella che è stata pubblicata avrebbe dovuto contenere, ammesso che la procedura fosse stata corretta, avrebbe dovuto contenere solo e soltanto le variazioni enunciate all'inizio dall'assessore, ma poi mai approvate. Allora, sia gli errori solo letti all'inizio della seduta e sia l'errore della cifra delle spese correnti di competenza non sono stato mai, mai oggetto di approvazione da parte dei consiglieri comunali. Gli allegati al bilancio, che hanno subito quindi diverse variazioni in forza delle correzioni dei totali, non sono stati mai visti, mai guardati, mai esaminati, mai approvati dai consiglieri comunali, così come invece raccomandato dal Collegio dei Revisori. Per avere conferma di quello che sto dicendo, basta rivedervi la videoregistrazione della seduta consiliare e leggere quindi la proposta di delibera trasmessa a noi consiglieri comunali prima della seduta. Noterete che le differenze non consistevano solo in questo, ma soprattutto i consiglieri comunali non sono stati mai chiamati a votare per l'approvazione dei vari quadri che il Collegio dei Revisori aveva detto che dovevano essere riapprovati. Difatti, la raccomandazione del Collegio dei Revisori e, diciamo, nei miei atti perché mi è stata consegnata da loro. Vi aggiungo di più. Cioè, se nessuno si è preso mai la briga di dire esaminiamo i quadri variati, esprimiamo prima l'approvazione di senso sui quadri variati, dopodiché esaminiamo i totali variati così come abbiamo rilevati dei quadri, poi approviamo questi totali variati e infine esaminiamo e approviamo il bilancio nel suo complesso. A mio modo di vedere, nessuno ha guardato i quadri, nessuno li ha approvati e di conseguenza il bilancio, così come dice che è stato approvato, è erroneo. Vi posso dire di più, io ho chiesto copia di questi quadri, indipendentemente dal copia che avevo richiesto in precedenza, dico mandatemi i quadri che il collegio assume che dovevano essere riapprovati. Questo l'ho chiesto dall'inizio di dicembre fino a tutt'oggi, l'ho chiesto già 3 volte, la quarta volta poi lo chiederò in modo diverso, però fino a tutt'oggi non mi è stato trasmesso nulla, dico nulla. Se ritorniamo un attimo con la mente e anche col video, se è possibile, per la regia, al quadro delle entrate corrette nella mattinata della seduta consiliare, quello laddove abbiamo letto la differenza di cassa in entrata di euro 3.712.403,09, cioè le correzioni proposte dall'assessore, vi renderete subito conto che in realtà prima
Questa somma di cassa pari a 14.944.000 e che in fase di seduta consiliare passa a 18.656.941.000 è composta da tante voci elementari, quale l'IMU, l'addizionale comunale, l'imposta di soggiorno, tassa smaltimento rifiuti, spazi pubblicitari, tributo, rifiuti dei tributi, tributo dei rifiuti, la TASI. Fondi statali. Quindi un consigliere comunale di maggioranza o di minoranza è tenuto a chiedersi: ma com'è che si ha questo aumento di 3.712.000? Quali sono le voci che sono aumentate? È aumentato l'addizionale comunale, è aumentata l'IMU, è aumentata la pubblicità, è aumentato il tributo di rifiuti? Oppure sono aumentati tutti un poco proporzionalmente? E soprattutto perché sono aumentati per 3.712.000 queste entrate di tributi e sono diminuiti pari pari le entrate in conto capitale? Quindi è un esame che qualsiasi consigliere comunale in fase di approvazione del bilancio si deve fare, un esame a cui il consesso consiliare in quel momento deve rispondere facendo esaminare i quadri che sono variati. Ciò non è mai avvenuto. I bilanci del comune di Agropoli, a mio modo di vedere, sono tutti affetti da una esagerazione di previsione delle entrate, un'esagerazione mai giustificata. Difatti, se adesso la regia riesce a mandare in onda l'allegato che ho loro trasmesso, l'allegato numero 3, si vede benissimo che il responsabile finanziario certifica in data 5 ottobre 2020 con protocollo 25318 alcune entrate tipo IMU per euro 4.156.194 relativa agli anni 2015-2018 oppure TASI 318.976,75 anni 2015-2018. Lo certifica, come abbiamo detto, in data 5-10-2020, 5 ottobre 2020, e si ritrovano invece nella proposta di bilancio approvato nella delibera del 30 settembre. Si ritrovano nella nota integrativa che peraltro era più o meno identica a quella approvata il 14 settembre. Quindi non voglio fare il puntiglioso, ma mi chiedo perché non ci può essere trasparenza su queste certificazioni e su queste date. Ci stanno quindi previsioni per l'anno 2020 di ben 5.539.936,91 euro per recupero di evasione tributaria TASSU, recupero di evasione tributaria TASI, recupero evasione tributaria IMU per ben 4.022.915, sanzione al codice della strada recupero 600.698.044 euro. Andiamo ancora avanti a questa esagerazione nella previsione delle entrate. Proventi derivanti dal codice della strada. Prego la regia di mandare in onda l'altro allegato. Vediamo benissimo che la Polizia Municipale, in data 2 aprile 2020, ma poi ha rettificato, ma non si capisce bene la rettifica in che cosa consista, ha fatto una previsione di entrata di 4.620.000 euro. Questa previsione di entrata di 4.620.000 euro, cioè proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, cioè le multe per autovelox e anche per altre disposizioni di legge, sommerebbero appena 1 milione per l'autovelox, perché evidentemente si sono accorti che l'autovelox è stato imbavagliato all'inizio dell'anno ed è ancora sotto bavaglio. Però ci stanno 1.750.000 euro ancora di proventi
derivanti da queste multe, più ancora la sanzione accessoria 1.870.000 euro, più il milione dell'autovelox, che poi mi dovranno dire quando è che lo incasseranno mai, arrivano a 4.620.000 euro. Sono convinto di questa labilità totale, ma a dirlo oggi sembrerebbe praticamente non dire nulla, perché loro l'hanno già corretto con la variazione di bilancio che hanno apportato pochi giorni fa, sia in giunta e poi ratificata in consiglio comunale. Vogliamo andare ai proventi dei permessi di costruire? L'allegato 5 bisogna mandare in onda. Ebbene, questi proventi sommano 406.647 euro, anche per questa provisione. E con la mancata approvazione dello strumento urbanistico generale, per me queste previsioni restano una pura fantasia. Basta leggere difatti già la nota che aveva trasmesso il responsabile del procedimento, il responsabile del servizio, l'ingegnere Sica, se non vado errato. All'inizio dell'anno, la nota protocollo 2159 del 22 gennaio 2020, laddove egli stesso rappresenta la particolare situazione inerente alla mancata approvazione dello strumento urbanistico. Eppure hanno previsto questa consistente cifra di 400 e dispari 1.000 euro. Adesso non ricordo a memoria perché l'ho detta prima questa cifra. Quindi le entrate, a mia personale valutazione, sono affette da irragionevolezza, da impossibilità di riuscire a recuperare queste somme. Questa irragionevolezza nella previsione delle entrate sicuramente non è civilmente o penalmente rilevante, ma politicamente e amministrativamente rappresenta una gravità assoluta. Rappresenta il bacio di Giuda nei confronti dei cittadini di Agropoli che con il tempo ne pagheranno le gravissime conseguenze. Potremmo dire che fare le previsioni in questo modo è possibile per tutti. Prendiamo infine ancora per ultimo in esame la relazione del Collegio dei Revisori. Tutta la relazione del Collegio dei Revisori è pervasa quasi sempre da lavate di mani, una revisione da Ponzio Pilato, cioè prima dicono e poi non dicono. Dice: per quanto riguarda la situazione debitorio fuori bilancio, si invitano sia gli uffici comunali sia gli organi di indirizzo politico istituzionale a monitorare senza soluzione di continuità l'eventuale emergere dei debiti fuori bilancio. Poi dice ancora: naturalmente sia gli uffici comunali sia gli organi di indirizzo politico istituzionale sono invitati a dare pronto riscontro a codesto collegio per eventuali debiti fuori bilancio. Non so in che modo il Consiglio Comunale possa dare questo riscontro nel momento in cui non viene informato con trasparenza e con specificità di ogni voce. Sono tante, ma tante le lavate di mani che Ponzio Pilato, cioè il Collegio dei Revisori dei Conti, effettua sulle proprie relazioni a sostegno dei rendiconti o a sostegno dei bilanci. Potrei continuare a segnarne ancora di più. A mia esclusiva valutazione, i bilanci comunali che si stanno susseguendo da anni sono affetti da previsioni di introito impossibili e immaginabili e che non riusciranno mai a coprire le spese previste. D'altra parte il comune è gravato da debiti enormi, che sono conseguenziali anche a scelte azzardate e alla mancata riscossione dei tributi locali, mancata riscossione che grava su tutti i cittadini che invece i tributi li pagano. In queste condizioni si effettuano scelte emergenziali, quale ad esempio costituzione di nuovi mutui, l'abbiamo visto prima, oppure la rinegoziazione dei mutui già presenti. Queste scelte emergenziali proseguono sulla strada dell'aumento dell'indebitamento che si scarica sui futuri bilanci dell'ente. Quindi, questo focus è servito e serve per focalizzare un punto essenziale, trasparenza sulla redazione dei bilanci e sulla conduzione della contabilità, a mio modo di vedere, zero. E chi vuol comprendere nel consiglio, in seduta consigliare, deve essere zittito anche alla presenza di
spiritosi, alla presenza di spiritosi allo sbaraglio. Grazie per avermi ascoltato, vi chiedo scusa per il tempo che vi ho rubato e continuo ancora una volta a ringraziare Cilento Channel per la grande disponibilità che offre a tutti i cittadini di Agropoli e in particolare a noi consiglieri comunali. A presto ci risentiremo con un altro focus. Grazie ed arrivederci e buone feste a tutti. Grazie. E dunque grazie al consigliere di opposizione Agostino Abate che con le sue considerazioni ha trattato l'argomento del bilancio comunale di Agropoli. Il consigliere ha più volte ribadito che i riscontri si possono avere attraverso la visione su YouTube della registrazione che la nostra emittente Cilento Channel ha realizzato della seduta consigliare del 30 ottobre 2020, quindi vi invito a guardarla e magari fare i riscontri dovuti. Dal canto nostro direi che attendiamo la replica dell'assessore al bilancio del Comune di Agropoli, Roberto Muntalipassi. A dire il vero più volte ne abbiamo parlato con l'assessore, ma non siamo ancora riusciti ad organizzare un focus sulla spiegazione del bilancio comunale, quindi sono fiducioso affinché l'assessore stesso possa insieme a noi intervenire in merito. Subito dopo, magari la replica dell'assessore, noi come testata giornalistica, come media, saremo disponibili magari per fare un confronto tra le parti e in quell'occasione interverremo con le nostre domande. È tutto dunque, grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima.